Un saluto a tutti voi da iPhone Assist, eccoci qua a fare insieme una piccola analisi tecnica di questo che è un iPhone 4S. Ce l'ha mandato il signor Carmine e dice che gli dà nessun servizio, no service, quindi abbiamo un problema della ricezione del segnale UMTS. Siamo andati a vedere come prima cosa se il connettore qui dell'antenna, che è questo, era a posto e come lo vediamo è collegato. Seconda cosa, andremo a collegare se qui, anzi a collegare, andiamo a vedere se è collegato qui questo contatto. Ve l'ho già mostrato in un altro video, come vedete il contatto di questa antenna è al suo posto. Oh, si è bloccato intanto il nostro microscopio, come vedete. Mountain Lion sarà pure bello, ma è incompatibile a quanto pare con il mio programma. È rimasta l'immagine bloccata. Sveglia, sveglia, tocca resettare. L'ho resettato, è ripartito, speriamo che non si riblocchi. Allora, nella nostra esperienza, un problema del genere può avere tante cause. Credo che la causa l'ho individuata, ma lascio qualche secondo anche a voi capire qual è la causa. Mi sto muovendo sulla scheda madre dove sarebbe la causa di questo no service. Guardate insieme a me e poi mi direte se avete visto anche voi. Mi sto muovendo piano così vi do il tempo di decidere. Forse se non siete proprio tanto esperti vi posso aiutare confrontandovi. Cioè fate il confronto con un altro iPhone 4S, con un'altra scheda che è qua accanto, che invece è in regola. Guardate un attimino e poi ricordate e fate il confronto. Guardate anche questa pure è un po' una scheda martoriata. Scendiamo, guardate bene, poi decidete. Dateci il vostro responso. Avete visto dov'è il problema? Io l'ho visto. Voi? Riproviamo, ritorniamo sulla scheda che ha il difetto. Allora, cosa vedete? Se volete imparare a fare i tecnici o l'analisi tecnica, io già qua vedo una cosa, non so se la vedete voi questa qui. La vedete? Che ne so, e quest'altra la vedete? Che saranno? Avanzi di qualcosa mangiato? Mi sembra. Oh, qui si sta scurendo. Mi sembra che siano una resistenza e un condensatore, che non so perché, ma sono a spasso. E il nostro utente le avrà sicuramente fatte saltare da qualche parte. Allora, per la cronaca, qui, in questi due punti, manca questo o qualcosa del genere, perché guardate qui. Vedete, questo qui è come dovrebbe essere, ci deve essere il condensatore qui. Il nostro signor Carmine qui se l'è giocato e anche questo, come vedete, non è che è tanto giusto, perché guardiamo qui come deve essere, così, con quattro, vedete, a forma di croce. Andiamo su quello del signor Carmine, che vedete è stato ribaltato in questo senso, quindi andrebbe rimesso giù e risaldato. Qui manca il condensatore e poi guardate ancora qua sopra, qui mancano questi altri due componenti, guardate, eccoli qua, uno e due, qui ci sono, guardate qui, qui uno e due, non c'è nulla. Quindi il signor Carmine o chi ci ha messo le mani ha fatto saltare qualcosa ed ecco perché, scusate ma l'allergia. Ed ecco perché non c'è il segnale, nessun servizio. L'ho immaginato io che fosse o l'antenna o dipendeva da questa zona qui, perché questa cosa già ci è capitata e quindi ne siamo già a conoscenza. Attenzione, non in tutti i casi quando un iPhone 4S non prende segnale, il difetto è dato da queste parti qua mancanti. E nel caso del signor Carmine è questo. Chi con me ha fatto l'analisi tecnica aveva indovinato, complimenti. Chi ancora invece ci stava pensando o ci stava arrivando, vabbè, piano piano, tempo al tempo,
Allora, qui per dirla tutta sarebbe da risaldare questo, saldare il condensatore e completamente rimpiazzare questa parte. Credo che sia una spesa abbastanza alta perché, senza esagerare, ma comunque qui sono saldature, qui voi le vedete ingrandite, ma guardate rispetto al mio dito quanto è grande, ma invece sono parti molto piccole, vanno saldate con l'aria calda e vanno rimesse al loro posto. Questa è molto semplice, questa è già un po' più complicata perché vedere se questo componente è rimasto integro quando lo rigireremo e cercheremo di rimetterlo al suo posto, no? E il condensatore, vabbè, ne abbiamo di riserva. Qui queste due parti che vedete sono di colore bluastro, che stanno anche qui e qui, come vedete, anche in quest'altra parte, sono un po' difficili da reperire, ma comunque va cambiato tutta la parte, quindi mettendo la sigla che c'è sopra questo qui, vediamo un po' come si legge. C'è scritto, vedete, N2. Comunque, si trova su internet sicuramente il service manual, il manuale delle varie parti, e quindi se questo componente c'è scritto cos'è, uno lo può reperire a pagamento. Sempre poi, se al signor Carmine interesserà un discorso di questo genere, ovvero se gli interesserà fare queste micro saldature al prezzo che noi andremo a chiedere al cliente. Normalmente noi chiediamo un'ottantina d'euro a saldatura, in questo caso siccome sono una, dunque due e tre, questo è quello integro, perciò stavo dicendo dove cavolo stanno i pezzi rotti, diciamo che la spesa si potrebbe in qualche modo scontare, invece di far pagare quanto sarebbero 250 e passa euro, togliere un 30-40% al signor Carmine e ridare poi un telefono che funzioni. Bene, grazie a tutti voi da iPhone Assist, ci vediamo al prossimo video. Buona serata, buongiorno, buona mattinata, tutto quello che state facendo. Grazie a tutti voi da iPhone Assist.